Dunque, Valeria, noi ci conosciamo da tanti anni e abbiamo avuto e abbiamo persone meravigliose, amiche in comune come Suor Maria Gervasi Asioli, che sono state per noi come una seconda mamma, quindi. Però sono sicuro che se esistesse un video dove tu mi vedi contribuire a un colpo in Sud America o io ti vedessi nel video appostato in certe l'80 a Bologna, lo diremmo, no? Non siamo qua a livello omertoso, va bene. Parliamo in maniera un po' più capillare di questo nucleo banale, centrale delle accuse nei vostri confronti di Sparti. Sparti, che era un personaggio di un certo tipo, ma che da quello che ho visto negli appunti è una contraddizione continua. Cioè, ecco, se mi aiuti a ricostruire il personaggio, cioè che prima. Ecco, se mi racconti le 50 contraddizioni in cui cade la sua disposizione. La contraddizione principale è l'uso di Sparti, nel senso che il nostro gruppo, questo gruppo che si chiamava NAR, ha portato in carcere nel complesso 300 persone e di queste 300 17 si sono pentite, collaborando, facendo arrestare gli altri, cercando, facendo cose anche molto feroci, dando gli indirizzi notturni delle persone, sperando che queste fossero uccise per non avere delle rappresaglie. Insomma, abbiamo avuto una serie di pentiti e anche molto cattivi. Il grosso problema che hanno avuto a Bologna è che nessuno di questi 17 pentiti ci ha mai accusato di niente. Tutti indistintamente a dire sì, Valerio e Francesca sono cattivi, sono i più cattivi, sono i più duri, perché poi è quello che di solito fanno i pentiti, no? Cercano di far passare gli altri per cattivi e loro come vittime. E ci hanno tirato addosso fango di tutti i tipi, però poi tutti arrivati alla fatidica domanda, ma avete mai sentito parlare di un nuovo eventuale coinvolgimento a Bologna? Dici, no, in Bologna non si è mai sentito niente, anzi so che loro erano molto arrabbiati e hanno fatto il possibile per poter difendersi da questa cosa. Visto che non trovavano un pentito interno all'estrema destra, è uscito, diciamo, che è uscito fuori dal cappello del prestigiatore, è uscito questo pentito della malavita comune, questo piccolo ladro che aveva una serie di precedenti per furto, per piccole rapine, che Che aveva plagiato tuo fratello Cristiano, però. no, non l'aveva plagiato, diciamo che erano amici, diciamo che Amici. mio fratello aveva un cattivo rapporto con mio padre era un uomo all'antica, diciamo molto attento all'uso del denaro, insomma un padre molto Oculato. ristretto nell'uso del denaro, e qui Cristiano su questo non è mai stato molto d'accordo e andava chiaramente molto d'accordo con Sparti, visto che i soldi li rubavano, aveva un A te altro stava modo. antipatico, credo, però. Non sembra, non eri molto. Io ho un altro punto di vista rispetto a mio fratello. Io credo che se uno psicanaliticamente uccide il padre non se ne deve fare un altro. Insomma, nel momento in cui uno cresce e si libera della figura paterna, tornare indietro e farsi adottare da un'altra persona non è niente. O uno si libera del padre e da quel momento in poi vive da adulto e fa per la sua strada, il percorso che ha fatto Cristiano, cambiare un padre con un altro padre era irrilevante. E questa storia, così come credo risulti un po' strano quando una ragazza di 18 anni va con un uomo di 60, quando un ragazzo di 18 anni si appaia a una persona di 60 anni e vanno in giro, io ci trovo qualcosa di strano, insomma c'è qualcosa secondo me di anormale, quindi non ho mai. Cristiano, che però nel 2 agosto, quando esce dal carcere, mi dicevi non lo trovo, ed è uno dei tanti elementi, e Cristiano forse seguito non dalla Digos, è uno dei tanti elementi a vostro lo vedevo. Sì. favore che non sono È emersi. Ho uno dei capito tanti bene? elementi, Mi spieghi scusami. meglio questa cosa? Continuiamo ad andare Sì, d'ordine. sì. Allora, diciamo che loro non hanno mai trovato un pentito interno all'estrema destra. Hanno trovato questo piccolo pentito della malavita comune che dice: un giorno ho incontrato Valerio e Francesca che mi cercavano per chiedermi dei documenti e mi hanno detto che sono stati loro a mettere la bomba. La natura di Sparti è atipica già in questo. Insomma, lui sostiene di essere stato praticamente l'unica persona a cui un gruppo di terroristi che contava circa 300 persone potevano chiedere dei documenti in condizioni di emergenza. Noi su questo abbiamo
Avevate cavallini, voi? Avevamo cavallini, avevamo una serie quasi infinita. La banda della Magliana. Una serie quasi infinita di fornitori. No, le cose strane sono già nella sua prima pagina di verbale. Lui ha fatto un verbale di una pagina e mezza. E riga per riga il verbale è del tutto assurdo. Perché da un lato dice, sono andati a mettere la strage, dopo, sconvolti dal clamore, si sono preoccupati di fare i documenti. Voglio dire, ma chi è così cretino che prima fa la strage e dopo si meraviglia che c'è stato clamore sulla cosa? Poi dice, no, poi mi ha fatto notare che Francesca, che di solito è castana, aveva i capelli tinti di rosso. Riverberanti. Ho notato un tono di melanzana. Allora a quel punto, di nuovo, le foto segnaletiche sono in bianco e nero. Che una ragazza cambi da castano chiaro a leggermente rossiccio su una foto segnaletica in bianco e nero, che cavolo di senso? Cioè, Sparti ha inanellato una serie di cose. Poi scusa, il falsario di riferimento a cui ha fatto tecnicamente fare quel, come si chiamava, il... E poi lui dice... All'inizio dice non le ho fatte per nessuna donna. Com'è? La cosa è ancora più complicata, perché cioè, lui dice, io le ho incontrate il 4 agosto. Allora, per prima cosa, il 4 agosto, io le ho incontrate il 4 agosto e il 5 agosto gli ho consegnato i documenti. Chiaramente loro dicono, ma io non sono un vero falsario, ho fatto da intermediario, sono andato da un certo Ossigeno. I bolognesi ignorano questo passaggio, i giudici romani più scrupolosi vanno a interrogare questo Ossigeno, Ossigeno dice io non ho fatto niente di questi documenti. Allora tornano da Sparti e Sparti dice ah no, mi sono sbagliato, non li ho fatti da Ossigeno, li ho fatti da un certo Zibibbo. Questo povero Zibibbo, che è De Vecchi, interrogato dice io sì, sono amico di Sparti, abbiamo fatto dei furti insieme, abbiamo fatto diverse cose insieme. Ma questa cosa dei documenti proprio non me la ricordo. Ecco. De Vecchi, interrogato per oltre un anno, continua a dire che lui questa storia dei documenti non se la ricorda proprio. Fino a quando una volta dice, sì, adesso che mi ricordo, ci spari, allora, ah no, andiamo per ordine, anche noi, presi da queste dichiarazioni di Sparti e ci domandavamo, siccome di solito i pentiti, più che inventare ex novo, modificano le cose, noi ci siamo arruolati il cervello, ma da dove prende questa informazione? E ci siamo ricordati che due mesi dopo la strage, quando già c'erano stati mandati di cattura, Giorgio Vale, che era un nostro amico, ci aveva chiesto se delle persone che lui conosceva e che a noi stavano molto antipatiche, cioè ci hanno chiesto dei documenti falsi per espatriare. Siccome a noi queste persone stavano molto antipatiche, Fiore Adinolfi, che praticamente fuggivano con i soldi di terza posizione. E gli abbiamo detto, Giorgio, secondo me noi non dobbiamo aiutarli in questa loro cosa, perché se avessero chiesto i documenti per loro due e per gli altri 10 ragazzini che lasciano dietro un conto, siccome li chiedono solo per loro e non si preoccupano affatto dei ragazzini che si lasciano dietro, credo che questo sia un pessimo comportamento. Giorgio fece tutta una disquisizione e disse sì, però se noi non li aiutiamo e loro vanno arrestati, praticamente noi siamo degli infami. Allora ho detto, senti, troviamo un compromesso, non gli diamo i documenti nostri che sono perfetti, gli diamo dei documenti fatti da malavita comune, quindi non siamo stretto senso infami, però non mettiamo neanche a loro disposizione la nostra struttura, che invece ha un altro fine, insomma deve essere usato per le persone per bene, non per questi mascalzoni. E allora disse a Giorgio, fatti aiutare da Cristiano, che lui ha una serie di amicizie nella malavita comune. Cristiano incontrò Giorgio e fece fare praticamente questi documenti di Fiore Adinolfi, li fece fare a Sparti. Quando noi ci siamo ricordati questa cosa, andammo dal giudice e diciamo, a questo punto mi sembra di ricordare che non io e non Francesca, a Cristiano, non ad agosto ma circa ad ottobre, qualcuno potrebbe aver chiesto due documenti a Sparti, quindi l'invenzione di Sparti in effetti non è basata su nulla, è basata, però ha anticipato i due mesi un incontro e comunque accolla a me e a Francesco una cosa che ha fatto Cristiano. E questa sua falsificazione perché aveva qualcosa da contrattare, delle imputazioni? No, per soldi. Per soldi? Lui ha fatto, no. Perché l'avrebbe fatto? Sparti, poi lo spiego, certo. Le molte cose che ha guadagnato Sparti con questo atteggiamento. Sì. Quando sono andati da Sparti, Sparti ha detto, cioè no, ma io questa cosa non me la ricordo, sì, potrebbe essere, ma non me la ricordo. Quando sono andati dal secondo falsario, da questo Zibibbo, da questo De Vecchi, De Vecchi dice, ah, adesso che me lo dite, avete ragione, io me lo ricordo, i due documenti che ho fatto per Sparti, in effetti, erano per due uomini.
Allora noi tutti contenti e tranquilli, finalmente risolto il problema Sparti, si è risolto nel senso che dicevamo noi, i documenti sono stati fatti, ma per fare morti, niente a che vedere con Bologna, niente a che vedere con Francesco. Se non che De Vecchi ha continuato a rubare ed è stato arrestato nuovamente insieme a Sparti con la lancia termica nel portabagagli, di ritorno da Siena in qualche parte in Toscana, sono stati arrestati, portati in carcere e dopo una settimana di carcere chiamano il magistrato e De Vecchi dice adesso è passato tempo, ci ho avuto tempo per riflettere, sì in effetti ora mi ricordo che i documenti che ho fatto potrebbero essere per una donna. E viene scarcerato e lì comincia tutta un'altra storia, insomma. Quindi la cosa di Sparti se la sono aggiustata in più modo. E mi sembra di capire che per tenerlo sotto scacco, presumibilmente, viene trovata una malattia fulminante, il cancro al pancreas, che invece per 20 anni è vissuto. Sparti è un personaggio particolare, aveva molti precedenti penali, aveva fatto molto carcere prima. Insieme a mio fratello e a una serie di persone che noi conoscevamo, avevano fatto una serie di rapine. Una di queste rapine l'avevano fatta a Bologna, ai danni di una coppia di anziani collezionisti commercianti di monete, credo. Siccome Sparti era molto antisemita, mi ricordo che era molto contento del fatto di poter rapinare, cioè, questi due vecchi ebrei, come diceva lui, e credo che li pistarono di botte, li dettero molte botte. Anziani. Erano due anziani, perché questi non volevano avere la cassa forte, non so che, credo che gli abbiano dato, siano stati picchiati molto duramente. Anziani. E io ricordavo che questa rapina l'aveva fatta Massimo Sparti con un'altra persona che conosciamo noi e c'era anche coinvolto Cristiano. Le cose strane di Sparti sono una serie, allora questa è la prima cosa, l'altra cosa era questa misteriosa malattia che lui avrebbe avuto, no? Sparti era detenuto in carcere, i magistrati di Roma che avevano raccolto le sue confessioni l'avevano dichiarato inattendibile, i magistrati di Roma che sono stati i primi titolari dell'inchiesta su Bologna, perché nel momento in cui Bologna viene attribuita all'estrema destra, la maggior parte delle inchieste sull'estrema destra erano pendenti a Roma, gli imputati erano tutti romani, quindi il progetto iniziale, se di banda armata finalizzata alla strage si trattava, era una banda armata che andava processata a Roma. I magistrati di Roma nell'82 decidono che non ci sono elementi per nessuna forma di rinvio a giudizio che riguardi Bologna, ci prosciolgono tutti e dichiarano Sparti inattendibile. Questo Sparti, il fascicolo poi viene ripescato paro paro dai bolognesi che con gli stessi identici elementi invece riescono con abilità diversa a portarci fino alla condanna definitiva, ma gli elementi sono gli stessi identici, la deposizione di Sparti quella era e quella è rimasta, solo che a Roma l'hanno dichiarata inattendibile, a Bologna l'hanno difesa a spada tratta. Le cose molto strane nel comportamento di Sparti sono il fatto che lui dice io ho incontrato, sono venuti a cercarmi a Roma Valerio e Francesca il 4 agosto. Sì. C'è una deposizione di mio fratello, di Cristiano, che coincidenza viene scarcerato il 2 agosto per un'imputazione minore, era in carcere per una rissa, per non ricordo cosa. Viene scarcerato il 2 agosto e gli dice io sono andato il 2 agosto prima a trovare mia madre e poi subito dopo da Sparti. Non l'ho trovato, la donna di servizio mi ha detto che erano in campagna. Io il giorno dopo ho preso la macchina e sono andato a trovarli in campagna, l'ho trovata a cura di Metral, l'abbiamo dichiarata, eccetera, eccetera. Quindi quando è uscita questa storia di Sparti a Seriva di averci incontrato il 2 agosto, il 4 agosto, noi abbiamo chiesto che venisse interrogata questa donna di servizio, la quale ha confermato ai giudici che il negozio di famiglia della famiglia Sparti in quei giorni lo teneva aperto lei insieme alla vecchia suocera di Sparti, una signora anziana, dice Sparti non era a Roma quei giorni, era fuori con i figli e con la moglie, il negozio l'abbiamo tenuto aperto io e la signora, non mi ricordo come si chiama, mi ricordo che è passato Cristiano, gli ho detto che non c'era Sparti, ma ha chiesto i soldi per il tassì che non li aveva, glielo dati e poi è andato. La dico se li seguoi, quindi più o meno... Andiamo per ordine. Una volta avuto la conferma dalla donna di servizio della famiglia Sparti che Sparti non era a Roma il 4 agosto, una volta avuto la conferma dalla madre della moglie di Sparti che lei teneva aperto il negozio, cioè no, Massimo non era a Roma in quei giorni, è stata interrogata anche la moglie di Sparti che dice no, Massimo non era a Roma, era con me e con i bambini a cura di mio fratello. Quindi noi avevamo Cristiano che diceva io ho cercato Sparti non l'ho trovato,
tre persone della sua famiglia che dicono Massimo era in un'altra città con noi e non faceva niente, e tutto questo per i bolognesi era assolutamente irrilevante. La cosa, secondo me, la cosa più strana, più particolare, è che poi Sparti non è mai stato scarcerato, è stato scarcerato in una maniera molto particolare, simulando una malattia mortale, tra l'altro un cancro al pancreas allo stadio terminale. È vissuto altri 20 anni? È vissuto altri 20 anni e non è morto di cancro al pancreas, è morto di cancro ai polmoni perché era un forte fumatore. No, la cosa particolare era che lui era detenuto al centro clinico di Pisa. Il centro clinico di Pisa era diretto allora, ma anche oggi, da una persona molto per bene, che si chiama Ceraudo, che è un uomo di sinistra, che viene dal sindacalismo della CGIL e che è talmente per bene che credo che negli anni recenti sia stato eletto a segretario mondiale dell'Associazione dei Medici Penitenziari. È un medico penitenziario molto famoso, credo che ha scritto un libro a quattro mani con Adriano Sofri, adesso che Sofri è stato lì a Pisa, insomma, quindi non è uomo sospettabile di appartenenza all'estrema destra. Questo medico ha raccontato, credo in un articolo di giornale che poi è stato ripreso, che poi è stato riallargato, che lui, dovendo visitare Sparti, sosteneva che Sparti non avesse nessuna malattia. Quando Sparti insisteva, lui gli ha fatto fare tutti i controlli, tutte le analisi possibili, secondo me Sparti non aveva assolutamente niente. Hanno atteso che io andassi in ferie, che venissi chiamato a Roma per far firmare una richiesta di ricovero dal mio vice. Questo Sparti fu portato fuori in una clinica privata e tornò con questa lastra da cui risultava quello che alle lastre che avevo fatto io non poteva risultare, cioè questo famoso cancro al pancreas. E che cosa è successo? Che Sparti, lui se lo ricorda molto bene, questo poi l'ha ricostruito anche in un processo, che Sparti fu scarcerato e io fui addirittura licenziato. Fui licenziato per essermi opposto alla liberazione di Sparti. Io questa cosa la ricordo molto bene perché nei 3 anni successivi, dopo la rimozione dal mio incarico, ha avuto i problemi anche di risentimento personale, di mortificazione, fino a quando finalmente, lui dice, non è stata fatta giustizia. All'interno di un'altra inchiesta, per altri motivi, altri magistrati hanno arrestato il direttore del carcere, il maresciallo del carcere e il nuovo medico che aveva preso il mio posto perché erano corrotti e facevano favori alla malavita. E quindi lui è stato, su richiesta del Ministero, lui ha allegato a questo processo che gli hanno fatto, poi lui è stato chiamato in un processo, lui ha allegato la lettera in cui il Ministero lo rimuoveva e il Ministero lo richiamava in servizio. Insomma, io dal punto di vista professionale posso dire di essermi sempre comportato secondo coscienza, mi sono opposto alla malattia di Sparti, interrogato dai giudici di Bologna, lui dice la malattia di Sparti e la sua guarigione non trova spiegazioni nella scienza, lo dice con tono sardonico, diciamo, cioè, a meno che uno non creda a Padre Pio, però i bolognesi hanno usato questa battuta per dire che c'entra che Sparti non è morto, e in effetti, come dice il dottor Ceraudo, ci sono alcune guarigioni che possono essere addebitate a motivi... Cioè loro con serietà e lui invece ironicamente... PM di Bologna. Chi era? Vabbè, Giovagnoli. Nell'archiviare questa, allora la cosa di Sparti è che lui ha avuto questa falsa certificazione di morte. Quando il dottor Ceraudo accettò di farsi intervistare da un piuttosto famoso giornalista dell'epoca, che era Remondino, che cercò le cartelle e bruciarono improvvisamente. Fece due puntate sul TG1, lui si fece intervistare, sì, questo fu bello. E Remondino gli disse, Ceraudo disse, io credo che se andate ad acquisire le sue cartelle cliniche scoprirete delle cose molto interessanti. E quando Remondino andò al San Camillo, credo qua a Roma, dove Sparti si era fatto ricoverare, Sparti era misteriosamente guarito a un certo punto, sì. Sparti sostenne di essere guarito a seguito di una miracolosa operazione che gli era stata fatta al San Camillo. Quando Remondino è andato a cercare queste cartelle cliniche della miracolosa operazione che aveva subito Sparti al San Camillo, la sera prima l'archivio del San Camillo è andato a fuoco casualmente la cartella di Sparti è sparita. Le altre cose molto strane, dico molto con ironia perché poi in realtà si è capito qual era il meccanismo,
Allora, il problema... Scusa, ma l'incendio che in questo caso chi può averlo fatto? Chi era? Cioè, chi è che può avere... Ma, allora, dobbiamo vedere a cosa serviva la malattia di Sparti. La malattia di Sparti, in un paese dove esistono da sempre le leggi premiali, dove sì, è possibile per qualsiasi magistrato premiare chiunque collabori con lui, sotto forma di arresti domiciliari, sotto forma di attenuanti generiche specifiche, ci sono tanti modi per cui un magistrato può aiutare una persona che collabora. Il modo più ambiguo è proprio quello della scarcerazione per motivi di salute. Perché? Io immagino io. Collegando questa cosa, devo essere frammentari, però adesso ti annuncio la caleidoscopio mostruoso, certo. La corroboreremo di altri dati. Che cosa succede? Nel momento in cui una persona come Sparti viene scarcerata non perché è stato processato per i suoi reati ed è stato condannato al minimo della pena, per ringraziarlo, Sparti all'epoca, al momento dell'arresto, era stato trovato in possesso di un po' di esplosivo e di qualche pistola e aveva confessato alcune rapine. Diciamo che tutti questi reati messi insieme in un unico processo potevano portare a una condanna ragionevole, tenendo conto della sua collaborazione, potevano portare a una condanna a 4-5 anni, che poi per il codice italiano a metà pena ne già subentrano tutte le misure alternative, lui un anno e mezzo di carcere l'aveva già fatto, quindi sostanzialmente poteva essere scarcerato seguendo la legge nell'arco di pochi mesi. È stata fatta una scelta completamente diversa, scarcerarlo con questo certificato medico. Sparti sta per morire, lo scarceriamo perché è in imminente pericolo di vita. Chi non conosce i meccanismi della nostra giustizia può non rendersene conto, ma il trucco è tutto qui. Nel momento in cui esiste questa clausola per cui il magistrato può disporre in qualsiasi momento per qualsiasi detenuto, quella che si chiama l'incompatibilità con il regime carcerario, la pena non viene annullata, viene sospesa. Il magistrato firma un provvedimento che tecnicamente si chiama sospensione della pena per gravi motivi di salute. Quindi se Cristiano Ravarino è condannato a un anno, dopo 6 mesi gli viene sospesa la pena perché sta per morire, vuol dire che lui nel momento in cui guarisce, questo è un paradosso che abbiamo visto mille volte nei carceri, nel momento in cui Ravarino sta un po' meglio, lo riarrestano e lo riportano in carcere per fare gli altri 6 mesi che gli mancano. Esatto. Perché la pena non gli è stata abbonata, gli è stata sospesa. Quindi loro hanno trovato questo escamotage per sospendere la pena a Sparti, in modo che in qualsiasi momento avesse voluto cambiare idea, scontata la pena, avesse voluto pentirsi del suo pentimento, avesse voluto rivoltare, ok, in mezza giornata lo avrebbero riportato in carcere. Quindi questa storia della falsa malattia sicuramente denota che qualcuno è riuscito a truccare delle carte, sicuramente denota che si sono mossi dei poteri particolari, perché falsificare una cartella medica, poi farla sparire, falsificare una lastra e poi farla sparire, insomma alcune cose gravi sono successe, ma in realtà questo è uno specchietto per le allodole. Il vero problema non è chi ha falsificato la cartella clinica di Sparti, il vero problema è chi è stato così disonesto da scarcerare quest'uomo per tenerlo poi sotto ricatto per i 20 anni successivi. Sì. Un'altra cosa particolare, e qua sono due le altre cose che vanno aggiunte subito, io poi sono stato chiamato qualche anno fa dalla Procura dei Minori di Roma, perché c'è un'associazione a Roma che si chiama l'Associazione Walter Rossi, che vuole tenere alta la memoria di questo giovane estremista di sinistra ucciso nel corso di scontri di piazza con dei neofascisti. Siccome a sparare a Walter Rossi sono stati mio fratello e Alessandra Librandi, questi signori hanno messo dei manifesti pochi anni fa chiedendo che venisse riaperto il processo e che venisse punito Cristiano Fioravanti, perché secondo loro se l'era cavata troppo poco per me, eccetera, eccetera. Quindi mi ha chiamato la procura dicendo riapriamo il fascicolo nei confronti di suo fratello e di Alessandra Librandi, e io gli ho risposto: guardate, quando è morto Walter Rossi ero in prigione. Sono tornato, sono stato scarcerato pochi giorni dopo, appena sono rientrato a Roma mi hanno detto sì, siamo stati noi, siamo stati Cristiano e Alessandro, la pistola di Cristiano si era inceppata e quella di Alessandro invece era funzionata. Io questo è tutto quello che so. Il procuratore dei minori mi ha letto
il verbale di mio fratello. Dice, guarda, io leggo il verbale di suo fratello, mi dica se le sembra tutto vero. C'era questo verbale di Cristiano molto breve, sì, quindi senza tanti giri di parole, senza tante circolocuzioni, senza tante ambiguità. Dice, ricordo molto bene quel pomeriggio, ricordo che con Alessandro decidemmo di andare a Balduina perché nei giorni precedenti c'era stato un agguato da parte dei comunisti che avevano sparato in testa al segretario della sezione del Movimento Sociale, che rimase ferito gravemente, colpito da un proiettile in testa. So che nei giorni successivi ci siamo tutti appostati nella zona in attesa che questi tornassero per fare qualche altro raid e vendicarci del raid iniziale. Cioè, quindi ricordo benissimo quei giorni, ricordo l'episodio, ricordo questo gruppetto che si avvicinò, io e Alessandro ci mettemmo tre mani, gli sparammo, eccetera, eccetera, la mia pistola si è inceppata, quella di Alessandro no. E ricordo bene che andammo sulla zona a piedi, le pistole ce le consegnò Massimo Sparti, che essendo una persona anziana passava indenne attraverso i blocchi dei celerini perché la zona era militarizzata, sì, e dopo aver sparato raggiungemmo Sparti sulla scalinata al dettaglio, gli riconsegniamo le pistole e ci rincontrammo tutti quanti la sera a casa sua. Io chiesi al procuratore, io questa lettura della sparatoria in sé per sé la condivido, è quello che hanno raccontato a me, non sapevo questa storia di Sparti, non sono un magistrato, però mi sembra che una persona che accompagna due minorenni, gli porta le pistole e gli aiuta a farla franca dopo un omicidio, secondo il codice italiano dovrebbe essere accusato quantomeno di concorso in omicidio, secondo il nostro codice. Mi sembra che state archiviando tutto un'altra volta, su quale input voi state archiviando questa accusa molto grave nei confronti di Sparti? Il magistrato disse, ma guardi, io ho appena preso il fascicolo, allora metta a verbale, che Valerio Fioravanti si riconosce nella ricostruzione fatta da Cristiano Fioravanti e chiede a questo eccellentissimo magistrato di sapere i motivi per cui la posizione di Massimo Sparti, su quale input si è deciso, chi ha deciso di non procedere nei confronti di Massimo Sparti. E questa è un'altra cosa molto strana, perché un concorso in omicidio è un reato che non va in prescrizione. E non è mai stato imputato? Assolutamente mai. Allora, diciamo che mentre Cristiano e Alessandra erano minorenni, e quindi probabilmente per loro l'omicidio, la credibilità di Cristiano l'ha confessato questo omicidio, l'ha confessato questo e ha confessato gli altri. Si potrebbe pensare che furbamente l'ha collata all'amico morto, ma in realtà erano due minorenni. Hanno commesso altri reati insieme, quindi non credo che Cristiano abbia mentito più di tanto. Su questi episodi per gli altri. Sicuramente strana è questa cosa di Sparti che è completamente scomparsa dagli atti e nessuno ha mai riaperto questo scelto. E la moglie, scusa, la moglie Sparti, io ero in udienza quando venne a dire che era con loro in vacanza, non so dove, che il 2 agosto lui era in quel posto di montagna dove aveva una villa, non so. Era uno Stelvio, una cosa del passato. E sì, se poi i magistrati dicono prima dicono, poi ritraccia, fanno, sì, ma, l'hanno però io ricordo ero stato la famiglia, hanno martoriato, calcola che poi nel corso dei processi, però loro lo ricordavano lì, sì. Col passare degli anni, il figlio piccolo di Sparti, che all'epoca aveva 10 anni, era cresciuto e quando ha raggiunto l'età di 18 anni ha potuto testimoniare anche lui, e anche lui ha detto la stessa. Ma anche questo non si è saputo. Assolutamente chi se ne può. La terza cosa molto strana è che mentre noi eravamo a Bologna che ascoltavamo le deposizioni dei vari pentiti, ascoltando Cristiano che veniva a deporre, che è stato 3 giorni a deporre, mi è tornato in mente una cosa di cui io conoscevo molto poco, ma un racconto di Cristiano, gli avevano fatto una rapina. E quindi quando Cristiano ha finito la sua deposizione spontanea, ed era il momento delle domande, io ho fatto chiedere dagli avvocati a Cristiano se lui ricordava di aver mai commesso una rapina a Bologna. E Cristiano rispose, sì, l'abbiamo commesso, una rapina a Bologna, una rapina nel periodo era questo, dicembre di quell'anno, insieme a me c'erano tizi, c'erano Sparti e c'erano Tizi e Caio, abbiamo fatto questo, abbiamo suonato il campanello, ci hanno aperto, gli abbiamo dato un sacco di botte perché aprissero la cosa, poi quando è uscito il sangue sono svenuti, ce ne siamo andati perché... I signori anziani? Sì, i numismatici, anziani, sì, quelli sì, che essendo ebrei, il nazista Sparti ha detto... Era molto contento di pestare. Di picchiare sangue degli ebrei anziani. La seconda domanda che facemmo, dice, vabbè, signor Fioravanti, ma questa è la prima volta che lei ricorda questa rapina? Cioè, no, ma io questa cosa l'ho già confessata qui a Bologna, io l'ho già fatto un verbale in cui confesso questa cosa. Ed è stata valorizzata moltissimo. No, c'ero nell'aula perché chiaramente la terza domanda della difesa di Mambro e Fioravanti, certo, chiediamo di sapere che fine ha fatto questo procedimento.
Esatto. Gelo nell'aula, sospensione dell'udienza, torna in aula dopo un paio di giorni il pubblico ministero, dice sì è vero, l'abbiamo rintracciata, si era persa in un cassetto. Ah. Cioè, a questo punto però è prescritta. Che peccato. Ecco, quindi queste sono le cose molto misteriose, i favori che sono stati fatti. Valerio, per farti un'obiezione classica che viene mossa, e non so quanto sia preciso, mi viene rimproverato che nei primissimi interrogatori, sempre che sia vero, perché vediamo che le ombre e le approssimazioni modificative si accavalano, mi si attribuisce questa strana dicotomia per cui Francesca, insomma, che Francesca avrebbe ricordato, cioè che uno avrebbe ricordato due corsi di essere Treviso, una Padova, uno avrebbe ricordato di essere con Ciavardini e uno no. Oh, le contraddizioni sono ancora di più, perché poi uno di noi ricorda una macchina bianca, l'altro di noi ricorda una macchina grigia. La realtà è questa, per noi il 2 agosto era un giorno come gli altri. Quindi non l'avete memorizzato? Non l'abbiamo memorizzato. In realtà la verità vera è che noi abbiamo dormito a Treviso e nel corso della giornata ci siamo spostati a Padova. Quindi noi eravamo sia a Treviso che a Padova. Sì. Uno di noi due ha ricordato, ha detto cioè no, quel giorno eravamo a Treviso, l'altro di noi due ha detto no, quel giorno eravamo a Padova, ma in realtà noi ci siamo alzati, alle 10 siamo partiti da Treviso verso Padova. Questa qua di Padova poi è un'altra delle cose clamorose di cui si è avuta contezza negli anni successivi. Praticamente che cosa abbiamo ricostruito nel corso degli anni? Che per quanto fosse una giornata qualsiasi, che non era rimasta particolarmente impressa nella nostra memoria, nel momento in cui col passare degli anni i suoi ricordi si sono uniti ai miei, a quelli di Ciavardini e a quelli di Cavallini, finalmente siamo riusciti a costruire bene la giornata. Con alcune contraddizioni iniziali, questo è innegabile perché la giornata non ce la ricordavamo. Un'altra delle grandi discrepanze su cui è andato avanti per giorno il processo, io ricordavo che nella macchina per andare da Treviso a Padova era la macchina bianca e quindi ho dedotto se era una macchina bianca allora era la Opel di Cavallini e invece lei ricordava che avevamo usato la BMW grigio metallizzata, quando poi finalmente è arrivata la moglie di Cavallini che con tutta ingenuità ha detto sì mi ricordo che sono partiti da casa mia ed erano su due macchine, due su una macchina e due su un'altra, cioè Valerio e Luigi sono andati via con la macchina bianca e Francesca sono andati via con la macchina bianca. Quindi questa discrepanza non vi eravate messi d'accordo ma non vi viene concesso perché ho letto sì fanno finta di non essersi messi d'accordo, cioè c'è tutto uno psicologismo, se no vi eravate messi d'accordo, cioè dovrebbe essere all'occhio di qualunque magistrato un elemento, se uno organizza la strage e i documenti li cerca il giorno prima, no? E poi non vada uno già bruciato in mille. Richiede il giorno prima i documenti, no? Il giorno dopo. E se uno fa la strage l'alibi se lo fa e se lo ricorda pure, insomma. Il fatto che poi arrestati un anno dopo uno non si ricordi esattamente che cosa è successo il 1 agosto, il 2 agosto, il 3 agosto, questo è due anni dopo. Beh, e a proposito di gente meravigliosa, scusa. Le stravaganze non finiscono. No, bisogna dirle tutte. Le stravaganze non finiscono qui. Allora, ci sono due stravaganze molto, molto interessanti. Perché io poi, quando io e Francesca ricostruiamo quel periodo, con Ciavardini che dice no, ma ricordo anch'io che abbiamo dormito a casa della moglie di Cavallini, poi avevano un bambino appena nato. Siamo andati a casa della madre della moglie di Cavallini che aveva un grande giardino per lasciare il bambino in giardino perché era agosto, faceva caldo, cioè poi siamo partiti, siamo andati a Padova, Cavallini si è allontanato da noi tre perché aveva un appuntamento con un suo amico, tale Zio Otto, nome in codice Zio Otto, di cui Cavallini non ci ha mai voluto parlare, aveva un appuntamento per far filettare delle pistole, perché questo era un armiere, era uno che lavorava al tirassegno di Mestre, che faceva il baiolo clandestino, diciamo, no? Aggiustava le armi della malavita, queste cose. E lì ci sono i due riscontri che noi abbiamo portato, perché poi la moglie di Cavallini, dopo il nostro arresto, viene scoperto che Cavallini conviveva con questa ragazza che aveva avuto un figlio, questa ragazza scappa in Sud America, si dà l'Italia con tutto il bambino, viene arrestata due anni dopo. Durante la latitanza della ragazza, la madre di questa ragazza, che noi conosciamo bene perché abbiamo vissuto per un lungo periodo a casa sua e lei non si era accorta di niente, ci presentavamo come dei bravi ragazzi, fuggiti da casa per motivi d'amore, e lei da brava trevigiana vedeva che circolavamo con un BMW, con il Rolex al polso, cioè no, questi sono, loro quando vedono i soldi sono già tutti tranquilli,
e ci ha voluto bene per un certo periodo, ha detto no, ma io ricordo che c'erano qua Riccardo e Chiara, li ricordo molto bene, ricordo anche quella mattina perché poi a pranzo commentammo insieme le notizie del telegiornale, erano stati a Padova, commentammo le notizie del telegiornale, no, non ricordo che la Mambro si fosse mai, che Chiara, che adesso so essere la Mambro, non si era tinta i capelli in quel periodo, non ricordo niente di strano. Questa è la deposizione iniziale della madre. Torna, quando viene arrestata la figlia dal Sud America, o si costituisce, adesso non ricordo, credo che si sia costituita, e si è costituita, dopo l'arresto anche di Cravallini, questa ragazza che non aveva mai commesso reati, aveva solo amato la persona sbagliata e con la persona sbagliata aveva fatto un figlio, e torna dal Sud America, si costituisce, a suo carico non ci sono imputazioni gravi, ha imputazioni molto lievi. Si costituisce e lei conferma per filo e per segno, si ricordo molto bene quella mattina che hanno dormito da me, poi siamo andati a casa di mia madre a lasciare il bambino, poi loro sono partiti per Padova, sono tornati verso l'ora di pranzo e insieme abbiamo commentato l'inizio del telegiornale quando ancora si parlava dell'esplosione di gas, eccetera, eccetera. E lì c'è un verbale che è molto bello, in cui i magistrati, ovviamente quelli di Bologna, invitano la signora Brunelli, ancora me lo ricordo, a ricordare meglio con la figlia arrestata e con la figlia presente lì, arrestata. Con la figlia arrestata, finalmente arrestata, due anni dopo la richiamano davanti alla figlia arrestata, allora c'è il verbale, c'è l'ODL, l'interrogatorio si sospende per due ore, la signora Brunelli rientra in stanza e dice che adesso, pensandoci meglio, non è più così sicura che la Mambro e Fioravanti fossero a casa sua quel giorno, e il verbale si chiude qui e la figlia viene liberata? E la figlia viene liberata. La figlia viene liberata. Quando noi al processo, non arrabbiati perché abbiamo capito i motivi di una madre, per carità, qua il Mascalzone non è la madre, certo. È altrove il trucco. Abbiamo chiesto alla madre che ribadisse la sua versione, lì quella coraggiosa fu la figlia che venne in aula e confermò, dice sì, so che mia madre non se lo ricorda, io invece me lo ricordo molto bene, e a questo punto una ragazza, cioè questa ha corso anche dei rischi. La riarrestata, corse il rischio di essere riarrestata. Però noi non siamo intervenuti, non abbiamo voluto mettere nel peso, sai, in questi casi, durante questi interrogatori delicati, se parli può sembrare che intimidisci. Sì, sì, capisco. Allora, noi siamo stati, le abbiamo semplicemente ascoltate tutte e due. Quando se ne sono andate e tutti facevano finta di niente, noi ci siamo limitati a dire, allora adesso abbiamo una signora che sostiene una cosa e la figlia che sostiene un'altra cosa. Perché fate finta di niente? Una delle due ha mentito per forza. Una delle due, per forza, deve essere accusata di calunnia. È chiaro che era una trappola la nostra, perché se avessero accusato di calunnia la figlia, la madre forse sarebbe tornata indietro e avrebbe difeso finalmente la figlia dicendo no, fermatevi un attimo, mia figlia non ha mentito. E invece loro semplicemente, come in altri mille casi, hanno archiviato la cosa, dicendo vabbè, ma non c'è contraddizione. È andato tutto bene. Si ricorda una cosa, ma se ne ricorda un'altra, cioè quelle contraddizioni che fatte da noi erano gravissime, erano criminogene. Fatte da queste due chiaramente non hanno dato luogo ad approfondimento. Distrazione. Questa cosa di Padova del 2 agosto ha avuto un esito clamoroso e del tutto casuale. Circa 12, 13, 14 anni dopo, leggo sul giornale un trafiletto estradato dal Nicaragua, un estremista di destra di Padova, coinvolto nell'inchiesta su Piazza Fontana, eccetera, eccetera. Nome di copertura Ziotto. Siccome in quei giorni io ero sotto interrogatorio da parte del giudice Salvini, che fece con me quella cosa che si vede normalmente sui film, no? Il poliziotto buono, il poliziotto cattivo, il giudice buono, il giudice cattivo, mi fece prelevare dare Bibbia da due macchine civili dei Ross, mi portarono in caserma e mi fece un discorso. Io conoscevo Salvini per aver avuto altre cose con lui e devo ammettere che si era comportato sempre in maniera specchiata, no? Quindi lui sapeva che io sapevo che lui era un magistrato per bene. E anche quello che dice che se un gatto in Italia c'era bronchite è colpa del CIA, ma comunque insomma, forse sì, sarà vero, non escludo. Ma lui mi disse, dice Fioravanti, io le voglio dare la prova della mia buona fede, io sono convinto che il processo di Bologna sia stato forzato.
Posso anche pensare che la strage l'abbiano lo stesso fatta dei fascisti, ma sicuramente non voi. Lui fece una serie di deduzioni sue, no? Per quello che conosco io, credo che voi siate stati incastrati. La prego di credere nella mia buona fede, se lei collabora io mi impegno a farvi vedere il processo. Beh, questo gli fa un'ora, devo dire, non certo. Sapevo questo. No, lui fece un discorso molto chiaro e gli dissi, caro dottor Salvini, io sono perfettamente convinto della sua buona fede. Tra l'altro ho letto il suo rinvio a giudizio per Piazza Fontana, non lo trovo offensivo, mi sembra una ricostruzione fatta in maniera molto pacata e molto garbata. Si renderà conto che nel momento in cui lei mi dice io sono il giudice buono e riparerò i torti dei giudici cattivi, questo schema è un po' tipico dei film gialli, insomma. Non si può aspettare che io adesso, a parte che purtroppo non ho niente di speciale da dirle, ma io sarei molto contento nel momento in cui si aprisse un confronto a largo raggio su tutto quello che è successo in quegli anni. Non ho motivo di ritenere che lei ne farebbe un uso strumentale. Mi permetta di dirle, prima di andare avanti in questo discorso, che io le propongo uno scambio. Io le faccio le metto a verbale due domande. Se lei mi risolve queste due domande, potremo affrontare ulteriori discorsi. Io le faccio due domande sole. Ho letto in questi giorni che voi, nella vostra inchiesta per Piazza Fontana, siete riusciti ad estradare tale Carlo Di Giglio, nome in codice Zio. Mio Dio! Ho letto che lo state interrogando voi, vuole per favore chiedergli se si ricorda di avere un appuntamento, di aver mai avuto un appuntamento con Cavallini il 2 agosto a Padova? La seconda domanda che io le pongo, perché non riesco a ottenere giustizia in quel di Bologna, sì. Vuole per favore acquisire la cartella clinica di Sparti? Perché quando noi abbiamo chiesto l'acquisizione sia del certificato penale di Sparti, sia delle cartelle cliniche di Sparti, ci è stato risposto che era irrilevante. Ora, io leggo in un'inchiesta fatta dalla magistratura che forse in quel di Pisa c'è una clinica privata che voi sospettate essere stata diretta da un uomo della P2. Siccome Sparti a sì, Pisa sì. Ha ottenuto una falsa cartella clinica, io le chiedo di verificare se per caso questa lastra, questa cartella clinica, ha la stessa origine della clinica che voi ritenete essere stata usata dai servizi segreti a più riprese per operazioni di copertura. Lo dite voi, io vi chiedo solo di fare questa verifica. Io leggo le carte e ho trovato questa traccia. Anche lì abbiamo fatto un verbale, credo, di 15 righe, quindi senza ambiguità, senza sbavature. E promise Salvini? Promise? Salvini promise e Salvini mantenne. Ah, gli fa un'ora. Salvini ci fece chiamare anche lei, credo, perché io dissi, guardi, io sono contrario alle trattative sotto banco, verbalizziamo tutto, vediamoci la luce del sole, perché io non ho niente da nascondere e sono molto contento di incontrare un magistrato serio e competente. Ci fece chiamare poche settimane dopo sì. E disse, ragazzi avete ragione, ho parlato con Di Giglio, lui si ricorda perfettamente questo appuntamento, io l'ho verbalizzato, lui ricorda perfettamente di aver incontrato Cavallini il 2 agosto, o meglio, ricorda di aver avuto un appuntamento con Cavallini il 2 agosto, di aver avuto altri impegni, di essere stato raggiunto da una telefonata di Cavallini che gli diceva non ti posso aspettare perché ho un appuntamento a pranzo, ti lascio le pistole da aggiustare nella finestrella del tuo laboratorio, incartate in una busta di cellophane. Quando sono tornato a casa nel pomeriggio ho trovato le pistole dove Cavallini mi ha detto che le aveva lasciate. Questo è il verbale che conferma appieno il vostro alibi, io non ne posso fare niente, sono costretto, perché così è il nostro lavoro, a trasmetterlo per competenza ai miei colleghi bolognesi. Però ve lo dico, poi sappiatemi dire che fine fa questo verbale. L'altra verifica che vi faccio è quello sulla clinica, sulla cartella clinica di Sparti, sappiate che ho interrogato il capo della eccetera eccetera, ho fatto una serie di interrogatori e praticamente lui ricostruì tutta la storia di questo dirigente sanitario che è stato rimosso e poi richiamato in servizio e anche questa l'ho ricostruita, sembra andare pienamente nella direzione che voi indicate, anche questa ovviamente l'ho dovuta trasmettere per competenza dei colleghi bolognesi. I colleghi bolognesi che nell'arco di qualche mese hanno archiviato tutte e due le segnalazioni
di Salvini, sostenendo che è vero che la guarigione di Sparti non rientra nelle cose facilmente spiegabili con criterio scientifico, ma come dice il medico, il quale però l'aveva detto sarcasticamente, non tutte le guarigioni sono spiegabili secondo criteri scientifici. Quindi un'archiviazione è stata fatta per il fatto che Sparti era guarito grazie a Padre Pio, e la seconda archiviazione è stata ancora più paradossale, devo stare attento agli aggettivi. Perché? Che cosa era successo? Potenzialmente paradossale. Forse paradossale. Il paradosso è peraltro una figura retorica molto bella. E praticamente che cosa era successo? Che quando questo signore era stato estradato dal Sud America, scaricato a Fiumicino, rapito dai nostri servizi segreti, senza l'ubriacone, no? Anche mitomane. Rapito dai nostri servizi segreti. In bermuda e ciabattine, fu portato alle celle di isolamento di Re Bibbia. Io, che collaboravo con il cappellano di Re Bibbia, ricevetti la segnalazione scritta di questa persona, che era in maglietta a maniche corte, in bermuda e ciabattine, che chiedeva alla Caritas un pacco di vestiario. Avendo io trasmesso la segnalazione di questo digilio al cappellano, che gli ha fatto arrivare l'asciugamano, le ciabattine, l'accappatoio, le mutandine pulite, dei calzini puliti e tutto, questa nostra opera di assistenza nei confronti di Vigilio è stata usata dai magistrati bolognesi per dire: c'è chiaro che Vigilio, riconoscente a Fioravanti per tutte le cose enormi che fa, le mutande nuove, lo vuole aiutare, quindi la sua testimonianza la sua testimonianza è totalmente destinata. Fioravanti faceva ogni giorno per tutti arrestati senza un minimo di, quindi per bestiari, sensibilità umana, non c'è, cioè per chiunque ha. Sì, è il suo conto. E quindi anche questa cosa, nonostante Vigilio abbia detto sì, mi ricordo con il tuo posto, cioè, no, tu con la mutanda. Cioè, perché Sico Ferroanti l'ha pagato con un pacco di mutande, insomma. Grave inquinamento. Insomma, diciamo che le cose strane che girano intorno a Sparti, intorno Sparti a quella cosa. Tra l'altro, io ricordo quello che è questo, la figura di Sparti, legato tra l'altro a questa questo ambiente della malavita, e in particolare a tal Chicchiarelli, il falsario, è lo stesso, un mito. Anche questa è una delle cose che i bolognesi non hanno voluto approfondire. Falso comunicato dell'ago la duchessa, sì. Terribile. Allora, quando era durante il processo, uscì un libro del senatore Sergio Flamigni, è uno che, insomma, è molto dietrologico, insomma, non molte delle cose che dice sono un po' eccessive, un altro di quelli che vede la P2, vede la CIA un po' dappertutto. E Flamigni, per quanto io lo trovi eccessivamente dietrologico, però ha anche molta grinta, io non sia chiamato a condividere le sue teorie, fece questo libro sul caso Moro, La Tela dei Ragni, mi pare, un mito, e noi lo portammo in aula e segnalammo alla Corte la pagina in cui questo senatore del Partito Comunista, insomma, quindi anche in questo caso non sospetto di simpatia dell'estrema destra o nei nostri confronti, dice: Massimo Sparti, amico del cuore di Toni Chicchiarelli, autore del falso volantino commissionato dai servizi segreti per depistare le indagini sul caso Moro, eccetera, eccetera. E noi abbiamo detto: sentite, qua c'è un libro di un senatore del Partito Comunista, quindi meglio, che dice che Sparti è amico del cuore di una persona che per conto dei servizi segreti ha depistato le indagini sul caso Moro. Vogliamo chiamare questo senatore per chiedergli se può circostanziare meglio questa cosa? Dove ha preso lui questa circostanza? Perché se Chicchiarelli lavora per i servizi segreti deviati, forse anche Sparti lavora per i servizi segreti deviati. Esatto. Ovviamente è stata giudicata irrilevante l'audizione del senatore Flamigni. Irrilevante Flamigni. E quindi non l'hanno voluto sentire. La cosa che Chicchiarelli e Sparti potessero o fossero essere amici o potessero aver collaborato a una serie di falsi per conto dei servizi segreti è stata considerata irrilevante. E quell'altro angelo accusatorio, Angelo Izzo, che ha dimostrato di essere così una bella personcina, si so che viene da vomitare, ma mi raccontavi anche lì avevano, scusami, capito che era inaffidabile. Quello è un segmento interessante, cioè che era già stato reputato, com'è la cosa? Beh,
Io di professione, per il conto del Partito Radicale, faccio la rassegna stampa della cronaca giudiziaria statunitense, sì, per tutto quello che riguarda la pena di morte, e quindi certo, leggo quotidianamente della facilità con cui vengono annullate delle condanne, anche delle condanne per la più piccola, per la più piccola irregolarità da parte non solo della pubblica accusa o degli avvocati difensori, o anche di un giurato. O anche di un giurato. Certo, certo. E di pochi giorni fa il fatto che hanno annullato una condanna a morte perché i giurati hanno portato nel Camera di Consiglio la Bibbia per commentare il versetto occhio per occhio, dente per dente, e anche introdurre la Bibbia in un discorso. Sì, sì, è incredibile, questo è incredibile. Questo è una vista, cosa successiva, sì, è incredibile, che poi ha ritirato la discussione. Certo. Quindi, insomma, anche la Corte Costituzionale americana, che è molto conservatrice, ritiene che anche la Bibbia debba rimanere fuori dai processi. Esatto. In qualche modo. E quindi sono molto sensibile a queste cose. Ho letto due interviste, anche lì paradossali, sembrano quasi scherzi, quasi delle interviste false, in cui dopo il fatto che Izzo era stato riarrestato per aver ucciso altre due ragazze, il pubblico ministero di Bologna, che ne aveva fatto le lodi, che lo aveva usato, che lo aveva dichiarato apertamente il pentito più importante della storia del terrorismo di destra. Addirittura. E, assolutamente, Izzo, noi ricordiamo l'imbarazzo con cui veniva portato in aula e con cui veniva salutato da tutti gli avvocati di parte civile, da tutti i magistrati. Io ricordo un episodio in cui c'erano dei lavori in corso nel Tribunale di Bologna, e io e Francesca, visto che l'udienza durava fino a sera, all'ora di pranzo chiedevamo di solito di andare al bagno, e la scorta ci portò a manettati nel bagno dei cancellieri, sì. Ci fu la protesta dei giudici perché dice no, ma membri firmanti non devono osare avvicinarsi ai nostri cessi. Inquinano. Ma mentre passavamo c'era Izzo seduto tranquillamente nel loro ufficio che mangiava lì con loro, insomma, quindi sì. Siamo a livelli. No, con noi no, con lo stuperatore massacratore del Circense. E quindi sì, ricordiamo, esatto, molto bene l'imbarazzo. Ma ci fu. Ecco, sì, perché poi tutto viene superato, no? Esatto. Allora, aspetta, allora, no, ma c'è questo che, esatto. Di nuovo, cerchiamo, sì, di mettere dei puntelli, chiamiamoli giuridici. Izzo è stato scarcerato, certo, per fare questi due omicidi. Secondo il codice italiano, tutti sappiamo che esiste la cosiddetta legge Gozzini. La legge Gozzini prevede degli sconti di pena, ma prevede anche che chi ha certi reati con certi aggravanti non possa usufruire di questi sconti di pena. Ad esempio, non può usufruire degli sconti di pena la Gozzini, il mafioso, il camorrista, l'usuraio e l'assassino. L'assassino, l'omicidio aggravato, l'omicidio, il sequestro di persona, quando sono state stilate le aggravanti per i quali la Gozzini non doveva più essere, sì, applicata, i legislatori hanno dimenticato di inserire gli omicidi a scopo di terrorismo, insomma è stata, diciamo, una forma di amnistia introdotta sotto forma di dimenticanza, per cui il reato di banda armata rientra tra quelli a cui si può applicare la Gozzini, il reato di associazione a delinquere invece no. Quindi Izzo era in carcere con questa accusa di omicidio e non poteva rientrare nella Gozzini. Si può usufruire ugualmente della Gozzini se una corte d'appello, se un magistrato ti riconosce la collaborazione fattiva, cioè se c'è un documento scritto per cui dei magistrati riconoscono che tu hai collaborato con la magistratura nuova, in inchieste importanti. Nei meandri dello scandalo di questa scarcerazione di Izzo da parte dei giudici palermitani, che ha portato agli omicidi, i giudici palermitani si difesero dicendo: ma noi abbiamo concesso la semilibertà a Izzo perché abbiamo trovato nel fascicolo l'attestato della sua piena e fattiva collaborazione in inchiesta molto importante. E questo attestato era stato firmato, ovviamente, dai magistrati bolognesi. E quindi Izzo era stato scarcerato perché molti anni prima qualcuno aveva garantito per la sua attendibilità e quindi questa cosa ha suscitato un certo stupore. Senza nemmeno tener conto però di quella che è stata una cosa gravissima per un detenuto. Nel momento in cui un detenuto si macchia di un reato come quello di calunnia, viene rinviato a giudizio, processato e condannato a 4 anni. Questo purtroppo è tipico, questo è successo molte volte, per cui Izzo era già stato colto più volte, colto in castagna, però questo Falcone, che proprio a Bologna aveva incriminato, diciamo, in un contesto in cui una volta scarcerato, una prima volta, 10 anni fa, era evaso,
anche Vaso. Il permesso premier Vaso era stato catturato armato 15 anni dopo a Parigi, e un anno dopo si è appreso, adesso proprio leggendo le carte, un anno dopo è di nuovo in permesso, insomma, quindi dopo essere evaso una volta, essere scappato all'estero, un anno dopo gli hanno ridato di nuovo i permessi, insomma, quindi era evidente che qualcuno stava aiutando quest'uomo. Due giornalisti sono andati a intervistare un famoso sostituto procuratore di Bologna, che nel frattempo ha fatto carriera, e questo ha fatto delle dichiarazioni che i giornalisti stessi, quando poi noi li abbiamo chiamati per capire se avevano scritto male loro, se c'era un errore di stampa, sì, perché quello che c'era scritto sul Corriere della Sera e sul Manifesto sembrava pazzesco. Questo pubblico ministero ha confermato, cioè noi ci eravamo accorti già dall'85 che Izzo mentiva, ma abbiamo pensato che lo faceva perché era triste, perché si sentiva solo, perché aveva dei suoi problemi personali, caratteriali. E quindi noi siamo stati processati fino a tutto il 1995, data in cui è andata definitiva la nostra sentenza, con un testimone che i magistrati adesso ammettono affetto a melancolia patologica. Sapesse che no, cioè noi sapevamo che mentiva, però queste cioè sì, cioè lui è stato molto leale con noi per alcuni mesi, poi ha cominciato a mentire, ma siccome il suo contributo era importante, era talmente importante quello sì, che aveva raccontato sull'estremismo di destra, abbiamo capito che si sentiva isolato, quindi qualche sbandamento, qualche cosa, quindi ci abbiamo poteva essere questo che dicevi Francesca, che quindi Quindi era talmente importante il suo contributo che lui che non è mai stato in nessuna organizzazione di destra, perché certo, io vivevo ai Parioli tutti, sì, che non contava assolutamente niente, lo si sapeva, certo. No, era un grande orecchiante, era uno che aveva sentito, come tutti i pentiti mitomani, per i carceri, poi si è riciclato come grande esperto del terrorismo. E poi c'è questo enorme paradosso per cui il pubblico ministero dice, noi ci siamo accorti che mentiva, ma nei 10 anni successivi l'abbiamo usato ugualmente come testimone chiave in importanti processi. Questo in America nell'arco di 12 secondi avrebbe portato all'annullamento del processo e alla punizione del magistrato. All'incriminazione, se si pone. Immediata del magistrato. Qui da noi tu sai che negli Stati Uniti falsa testimonianza ti possono dare 20 anni, No, se porta... Anche in Inghilterra. C'è uno Stato, che credo che sia la California, dove se la tua testimonianza ha portato alla condanna a morte di una persona... Condanna a morte anche a Bologna sopravvivere... Se tanto vale la falsa testimonianza che porta all'ergastolo di qualcuno, potrebbe portare in questo caso in proporzione... Poca cosa all'ergastolo che è stato dato a noi. Cosa grave è la morte di quei due poverette, quella ragazzina di 14 anni e quella madre stuprata e violentata. Stuprate, uccise, scusate, seppellite vive. Sì, io ho letto, seppellite vive. Ecco, cioè, quindi sai, l'ergastolo a noi è poca cosa. Così, di grande spessore con Cossiga, ma che chiese scusa dopo le sue ipotesi sulla strage fascista, come l'avete conosciuto, come l'avete frequentato, se si può sapere? Ma guarda, noi abbiamo avuto una grande fortuna per certi versi, che è quella di essere stati costretti ad assistere nostro malgrado a questo grande processo, a questo grande show che è stato il processo di Bologna. E a Bologna sono passati tutti i vertici dei servizi segreti nel corso dei vari anni, sono passati politici, sono passati giornalisti, sono passati imputati tra i più strani e i più coloriti. E noi abbiamo sviluppato in quegli anni, avendo una discreta passione per la politica e una qualche capacità, se non altro, di comprendere, noi abbiamo sempre detto sotto forma di understatement, che se non altro a Bologna noi, a differenza di molti altri, eravamo in grado di capire almeno parte delle bugie che venivano dette, noi eravamo in grado di decifrare le bugie che venivano dette contro di noi, prenderne atto, registrarle, metterle da parte e cercare di ragionare sulle sciocchezze che erano state dette nei nostri confronti. Parte di queste sciocchezze nascevano dall'improntitudine, dall'improvvisazione, dalla banalità di alcuni dei loro autori, altre avevano una logica, avevano un motivo. Chiaramente noi ci siamo dovuti domandare chi era interessato a una nostra condanna, perché ci tenevano tanto a condannarci, da dove nasceva, chi aveva costruito le prove false contro di noi. Noi a questo punto facemmo una prima osservazione basilare, che è la stessa che ci ha accompagnato negli anni a seguire. Chi ha costruito le prove contro di noi lo ha fatto male,
le prove contro di noi sono maldestre. Sono maldestre e solo il Tribunale di Bologna, per motivi suoi, interni, personali, ha deciso di farle arrivare fino in fondo. Quelle sono prove che, portate davanti a qualsiasi altro tribunale, sarebbero morte subito dopo. Noi, mi ricordo ancora le dichiarazioni che facemmo dopo il primo processo, noi chiedevamo di essere processati da una corte composta da maestri elementari, cioè persone in grado di valutare l'assurdità di quello che veniva detto, il contraddirsi continuo delle accuse. Una per tutte, quando si sono resi conto che i 17 pentiti dell'estrema destra non avevano niente da dire contro di noi e hanno trovato un 18° pentito, loro sono arrivati a dire: Mambro e Fioravanti hanno fatto il doppio gioco, sono riusciti a mantenere un livello di collaborazione con la P2 e con la CIA talmente segreto che di questo non si sono accorti neanche i loro più stretti collaboratori. Neanche il fratello di Valerio, neanche i loro sodali più stretti si sono accorti di questo doppio binario, di questa doppia appartenenza. E io mi ricordo ancora che risposi a questi magistrati che mi interrogavano su questa base: voi dovete far pace con il vostro cervello, perché o noi eravamo a 19 anni così intelligenti da riuscire a essere il punto di riferimento privilegiato per Andreotti, per la P2, per la mafia, per la CIA, eccetera, eccetera. E quant'altro? Oppure eravamo così cretini da vantarci dei nostri gesti con Massimo Sparti, che è un ladro. Quindi voi non potete sostenere che noi siamo stati così accurati da tenere segrete le nostre mosse ai nostri nemici più stretti, a gente che ha vissuto al carcere per anni, salvo poi andare a vantarci con la prima persona che incontravamo per strada. Voi dovete mettervi d'accordo: o noi siamo i peggiori e ma anche i più geniali criminali del secolo, perché se a 19 anni eravamo il riferimento privilegiato di questa lista di criminali che volete, oppure eravamo dei cretini. Voi ci imputate di essere i riferimenti della CIA, della P2 e di Andreotti, però poi volete incastrarci con le prove con cui si incastrano dei cretini. Certo. E tutto il processo è stato fatto in questo modo. Allora noi ci siamo chiesti: perché le prove contro di noi sono fatte così male? E ne abbiamo dedotto che erano state fatte in fretta e furia. E allora abbiamo ragionato: chi in fretta e furia può aver ordinato di costruire delle prove contro di noi? Che cosa era interessante tenere nascosto, tenere riservato, tenere celato? Allora chiaramente abbiamo riflettuto su quello che era accaduto in quell'anno sono successe delle cose molto particolari, è successa Ustica poche settimane prima di Bologna, c'è una cosa molto, secondo me, molto clamorosa che ha avuto pochissimo esito sui mass media, che era una serie di minacce che l'Italia riceveva da parte della Libia, io tengo da qualche parte, avevo la fotocopia di un'interrogazione parlamentare del Partito Radicale del 1980, che ho ritrovato negli archivi del Partito Radicale, per cui praticamente Gheddafi, e di questo troviamo alcune tracce adesso nel rinvio a giudizio fatto dal giudice Priore per Ustica, in un libro del giudice Lupacchini, cominciano a comparire le prime tracce vere, ma questa cosa noi la stiamo seguendo da diversi anni. Sostanzialmente Gheddafi aveva imposto al governo italiano di espellere tutti i dissidenti libici. Il governo italiano, in forte imbarazzo, perché espellere dei dissidenti sotto il ricatto di un dittatore al quale ci legava un ampio interscambio petrolifero, ma non certo il fatto che Gheddafi potesse essere una persona rispettabile, il governo italiano all'epoca decise che non poteva espellere i dissidenti, perché la cosa sarebbe stata estremamente disdicevole da un punto di vista del diritto internazionale, ma fece una cosa molto peggiore. Santovito, che era il capo dei servizi segreti, ma se lo ha fatto, lo ha fatto su input dei politici, insomma su input del primo ministro, che all'epoca era Cossiga, fece una cosa molto peggiore che espellere i dissidenti: consegnò in mano la lista degli indirizzi dei dissidenti ai servizi segreti libici, che in effetti in quell'estate compirono una serie di omicidi sul territorio italiano, quando una volante inconsapevole dell'ordine di non interferire con l'operato dei servizi segreti libici
per sbaglio arrestò tre di questi sicari del governo di Gheddafi. Questi sicari poi furono subito espulsi, caricati su un aereo e rimandati in Libia. Insomma, quindi quella è l'estate in cui l'Italia riceve minacce molto dure da parte della Libia, quella è l'estate in cui l'Italia cede in maniera vergognosa forse ai ricatti della Libia. Però se uno si distacca un attimo da tutto questo e si domanda per quale motivo mai un politico democristiano, che all'epoca era Cossiga il Presidente del Consiglio, per qual motivo mai un politico democristiano dovrebbe cedere ai ricatti della Libia? Crediamo di aver capito che tutto quello che è successo perché da anni, per tradizione, i nostri governi erano filo-arabi, ma non per amore nei confronti del Medio Oriente, non per condivisione degli ideali medio orientale, per un fatto energetico, per un fatto di business, per un fatto di rapporti internazionali. E quindi il nostro governo ha continuato a cedere, ha continuato a tenere nascoste certe pagine negative dei nostri rapporti, perché nell'interesse del paese, perché questi paesi, la Libia in primis, ma anche altri, ci passavano a un prezzo inferiore rispetto a quello che era il cartello dell'OPEC, ci passavano il petrolio. L'Italia è riuscita a mantenersi competitiva sul mercato internazionale perché aveva il petrolio a un prezzo leggermente inferiore, perché aggirava gli embarghi disposti dagli americani e disposti dall'ONU, comprava il materiale sotto embargo dalla Libia e da altri paesi, e in nome di questa realpolitik verso la Libia e verso più in generale il Medio Oriente, probabilmente quando si è scoperto che Ustica, quando si è scoperto che Bologna potevano essere ricondotte a una qualche eminenza medio orientale, i nostri governanti hanno semplicemente deciso di tenere nascoste le possibili, probabili responsabilità di paesi medio orientali nelle stragi di Ustica e nelle stragi di Bologna. Noi abbiamo capito dalla fretta e furia, dalla maldestrità delle prove contro di noi, che chi ha fatto le prove contro di noi non era veramente interessato a farci del male, ha avuto semplicemente l'ordine in pochi giorni di coprire qualcos'altro. Noi non abbiamo le prove di cosa esattamente vogliono aver coperto. Una volta scarcerati, e questa è una cosa che a me piace ricordare, che Francesca è stata scarcerata quando il ministro della giustizia era Giovanni Maria Flick, il quale Flick ebbe, anche la dignità e la grandezza di farsi fotografare da Repubblica mentre dava la mano a Francesca il giorno prima che Francesca venisse scarcerata. Io sono stato scarcerato quando il ministro della giustizia era Diliberto. Anche qui, insomma, se qualcuno vuole fare illazione sul fatto che siamo stati scarcerati dalla P2, io e Francesca siamo stati scarcerati quando il governo era il centro-sinistra. Siamo stati scarcerati da magistrati di sinistra, tant'è vero che le dichiarazioni che io feci all'epoca, se le sentenze vanno rispettate, rispettiamo quelle di Bologna che ci hanno condannato in malo modo, rispettiamo anche quelle di Roma a noi più favorevoli, a meno che qualcuno non voglia sostenere che gli unici giudici onesti sono quelli di Bologna e tutti gli altri sono disonesti. Questo lo lasciamo agli altri. Io penso che sia successo qualcosa a Bologna, in malafede o in buona fede o quello che sia, hanno ritenuto di avere gli elementi per condannarci, altri magistrati, secondo me altrettanto istruiti, altrettanto intelligenti e altrettanto in buona fede, hanno ritenuto di avere gli elementi per considerarci non più pericolosi per questo paese. Dicevi di Gennaro, che è stata una cosa che anche loro, essendo un loro quest'estate simbolo, quest'estate è successa una cosa strana, mentre l'Italia ha la tendenza ad affossare tutti gli scandali, le rivelazioni di quel vecchio funzionario dei servizi segreti sovietici che andava sotto il nome di Mitrokhin, in altri paesi europei hanno avuto seguito, altri paesi europei hanno trovato interessante cercare di capire chi nel corso dei decenni, infiltrato nei gangli dello Stato, avesse fatto doppio gioco. In questo contesto, soprattutto i francesi e i tedeschi hanno continuato ad indagare sulle reti dei servizi segreti dell'Est infiltrate all'interno dei loro apparati statali. Come allegato a una di queste indagini, i tedeschi hanno chiesto ai colleghi italiani
hanno comunicato ai colleghi italiani una lista di personaggi usciti dagli archivi della Stasi, in cui nomi erano stati trovati negli archivi della Stasi, e hanno chiesto ai colleghi italiani nel 2000, comunicando questa lista di una decina di personaggi, se risultavano passaggi di questi personaggi sul suolo italiano, se erano stati registrati in qualche modo passaggi sul territorio italiano di questi personaggi. Il capo della polizia italiana, De Gennaro, uomo notoriamente legato alla sinistra italiana, considerato in quota D'Alema, considerato in quota progressista, De Gennaro rispose nel 2001 ai colleghi tedeschi elencando dei nomi di cui venivano chiesti approfondimenti, individuando un certo Thomas Kram, considerato appartenente, un ex appartenente alla banda della Baader-Meinhof, transitato in un secondo tempo nel gruppo paraterroristico di Carlos al servizio dei palestinesi, considerato uno dei principali artificieri del gruppo Carlos, disse: Thomas Kram è stato registrato in un albergo di Bologna il 1 agosto 1980 e risulta essere partito da Bologna il 2 agosto 1980. Di questi nominativi segnalati dalle autorità tedesche, un secondo nominativo risulta essere interessante. Nel 1982 all'aeroporto di Fiumicino è stata arrestata una terrorista della vecchia RAF passata con il gruppo Carlos, che aveva in un doppio fondo della valigia 3 kg e qualcosa di esplosivo collegate a un timer. Per fortuna fu fermata in tempo, perché probabilmente l'esplosivo era sufficiente a far cadere l'aereo o a fare un attentato nel deposito bagagli dell'aeroporto. Quando i telegiornali mostrarono le fotografie di questa cittadina tedesca che si chiamava Margot Fröhlich, dal Jolly Hotel di Bologna il portiere chiamò la polizia e disse: questa signora è stata qui da noi nell'agosto del 1980, io la ricordo perfettamente, è stata ospite all'Hotel Jolly di Bologna nell'agosto del 1980. Quindi noi ci siamo trovati quest'estate ad avere per la prima volta il riscontro di due terroristi della RAF passati al servizio del terrorismo palestinese, che obiettivamente erano a Bologna nell'agosto del 1980. De Gennaro, nel trasmettere questa segnalazione alle autorità tedesche che le avevano chieste, ha anche disposto che copia del fascicolo fosse comunicata ai magistrati di Bologna, che ancora hanno aperta una indagine sugli eventuali mandanti di Bologna e tutto, e questa comunicazione del Gennaro è stata archiviata sostenendo che non fosse rilevante ai fini delle indagini sulla strage. Quindi questa storia delle coperture, delle omissioni, delle archiviazioni sospette continua. È stata archiviata la falsa malattia di Sparti, è stata archiviata la scomparsa della sua cartella clinica, è stato archiviato il grande pentito di Giglio, che è stato ritenuto sufficiente per condannare all'ergastolo quelli di Piazza Fontana, ma all'improvviso diventa inaffidabile quando conferma il nostro alibi. Sono arrivati ad archiviare anche la presenza a Bologna tra l'1 e il 2 agosto 1980 di due persone legate al terrorismo medio orientale. C'è da dire che in tutto questo ci sono altri due elementi rilevanti. Tra gli appunti di Carlos trovati in suo possesso quando fu arrestato c'era l'indicazione di un appartamento a Bologna, dove di suo pugno aveva scritto: in questo appartamento a Bologna c'era anche l'indirizzo, anche la via, che io adesso non ricordo, sono reperibili missili, esplosivi, timer, eccetera, eccetera. Suonava il campanello e Carlos segnalava in questo biglietto la parola d'ordine che bisognava usare per farsi aprire. L'altra cosa rilevante, secondo me molto rilevante, che per anni io ho tenuto in un angolo della testa come se fosse una stravaganza, cioè un'intervista del marzo 2000 al Messaggero di Carlos, ormai in carcere in Francia, e interrogato da questo giornalista del Messaggero, Carlos dice: io dell'Italia so poco, ricordo però che una volta un nostro uomo a Bologna ebbe l'impressione di essere pedinato e nel momento in cui cercava di sganciarsi dal pedinamento sentì una forte esplosione
E ci siamo domandati da quel momento in poi se non fosse lui la vera vittima predestinata della strage di Bologna. Questo discorso del 2000 di Carlos, che sembrava un messaggio mafioso, sembrava un messaggio in codice, sembrava una stupidaggine sostanzialmente, no? Sembrava quasi un voler addebitare al Mossad la strage di Bologna, no? Cioè, tipo, il Mossad stava cercando di ucciderci e pur di ucciderci ha ammazzato 85 italiani. Chiaramente ha tutta un'altra lettura quando nel 2001 De Gennaro conferma che quel giorno davvero a Bologna c'erano due uomini del gruppo Carlos, certo. Anzi un uomo e una donna del gruppo Carlos. Quindi le cose stanno venendo fuori in qualche modo. C'è da dire che su tutto questo la stampa ha pochissima attenzione. Sembra che in commissione Mitrokhin in qualcuno dei commissari cercherà di approfondire la questione, ma non so se troveranno altri documenti. Di sicuro la cosa comincia a delinearsi un panorama di un certo interesse, insomma, e anche qui andiamo di nuovo a rincrociare le dichiarazioni di Cossiga, che con noi è sempre stato molto non vorrei dire disponibile, perché poi in realtà non ci ha mai detto niente di concreto, però è sempre stato molto simpatetico, ha sempre rilasciato dichiarazioni favorevoli nei nostri confronti, ha sempre detto io sono sicuro che sono innocenti, ma poi non ha mai dato una prova documentale di questo. In base a quale concetto, in base a quale documento lui si è convinto della nostra innocenza? Lui fa questa parte di dichiarazioni, dice io so che sono innocenti, però poi non ci spiega esattamente perché. Diciamo che in quella strategia leggermente aggressiva che noi ogni tanto abbiamo tenuto nel corso degli anni, a un certo punto siamo andati a cercarlo, gli abbiamo chiesto un appuntamento per dirgli, Presidente, lei è uno dei pochi politici di vecchio corso che ha il coraggio di riaffrontare vecchie pagine, gli altri tengono la bocca chiusa, gli altri si porteranno i segreti nella tomba. Noi quindi non vogliamo colpevolizzarla per il fatto che lei ha detto poco, noi siamo consapevoli che quel poco che ha detto è molto meglio del niente che dicono gli altri. Preso atto di questo, che noi le siamo riconoscenti per quel poco che ha detto, vogliamo provare a ragionare sul fatto se oltre a questo poco che ha detto c'è qualche altra piccola cosa che può essere detto, può darci qualche altro centimetro, qualche altro brandello di verità per avvicinarci alla storia. E lui, nella serie di incontri che noi periodicamente abbiamo avuto, anche lui nel corso degli anni ci aveva indirizzato verso questa pista palestinese, dicendo secondo me a Bologna non è stato un attentato, è stato un incidente dei palestinesi durante un trasporto d'armi, facendo riferimento però a un accordo segreto stipulato nel 1973 da Moro, che all'epoca era lui il Presidente del Consiglio, che subito dopo un attentato che ci fu a Fiumicino, all'aeroporto di Fiumicino, a Roma, con 20 morti e 80 feriti da parte dei palestinesi, subito dopo questo attentato Moro stipulò un accordo segreto con la dirigenza palestinese, in cui il governo italiano si impegnava a non ostacolare il transito di terroristi, certo, palestinesi sul territorio italiano, fatto che i palestinesi non commettessero altri omicidi sul territorio italiano. Cossiga ci ha fatto capire e ci ha detto sostanzialmente, per quanto il suo linguaggio è tipicamente cifrato, che secondo lui quello che è successo a Bologna è stato un incidente che la politica italiana, anche se all'epoca era lui il primo ministro, però non ce l'ha detto esplicitamente, è stato un incidente che l'Italia ha deciso di coprire per rispettare quel vecchio accordo che comunque, per quanto sia disdicevole, per quanto ancora oggi non se ne voglia parlare apertamente, è comunque un accordo che ha tenuto fuori l'Italia per un quarto di secolo dalla rotta dei grandi attentati internazionali. Quell'accordo, nell'ottica di Cossiga, ma probabilmente anche nell'ottica di Andreotti, nell'ottica anche di molti altri dirigenti dell'epoca o dei capi dei servizi segreti, per sì, quanto quell'accordo possa sembrare sciagurato
sentire comune? Al sentire comune, in realtà dal loro punto di vista è stato un accordo che comunque ci ha preservato per almeno 25 anni da ulteriori gravi attentati, dai dirottamenti aerei, dagli abbattimenti aerei, da altre cose. Che poi probabilmente in quell'estate tra Ustica e Bologna questo accordo sia entrato in fibrillazione, questo accordo non sia stato sufficiente, non ha più retto, cioè non a coprire tutte le maglie. Sbagliature in questo accordo, sembra di capire che comunque al di là delle smagliature di questo accordo avvenute nell'estate 80, il governo italiano a fin di bene, per il bene dello Stato, abbia deciso di rispettare ugualmente questo accordo. È come se lui ci avesse fatto capire: le indagini sono state dirottate contro di voi perché comunque voi avevate delle colpe, comunque non era niente di particolare, perché comunque l'accordo sottostante tra noi e i palestinesi andava salvaguardato. Mi sembra di capire dagli elementi che stanno emergendo che è una chiave di lettura verosimile, non provata, non dimostrata, e comunque è sicuramente una delle cose nuove che stanno venendo fuori. Speriamo che nei prossimi mesi la commissione Mitrokhin, certo, o chi altro sia in grado di approfondire queste cose. E se posso mettere io una mia ipotesi, che ovviamente a Bologna direbbe una sorta di pistaggio, cioè, è interessante, ti accennavo al, non a caso, più grande trafficante d'armi degli ultimi 40 anni, Edward P. Wilson, che vende in quegli anni 280 tonnellate di C4 a Gheddafi. C4 che, come ti scrivevo, è come dire cancro, cioè c'è una differenza, cioè, bene, il difoltene sebacante, che è un grado di plastificazione del C4 molto differenziato, da quello che so è identico nel caso di Bologna e nel caso del plastico Gheddafi, che voi italiani, scusami, sono americano, offendete a morte abbattendo un aereo della Arabian Airlines, e se hai marchetti guidati da tecnici italiani per un piccolo sconfinamento sul deserto del Sino, in pratica un trafiletto di due righe senza chiedere scusa. Ovviamente non è che io pensi sia giusto fare controabbattimenti, poi però c'è, quello è un clima, e mi chiedo, ora che pare Wilson con il terrore di tanto stia uscendo, il fatto che sembra lui va nell'81 a cercare di salvarsi e non ci riesce a Roma dopo anni di esilio in Libia, e per alcuni giorni nel luglio 80 prende l'aereo, va a Roma, e la maggiore, c'è cioè un tabulato, sta per due giorni a Bologna, non fa nessun altro, questo nel luglio 80, è un caso, può darsi, però a proposito di... No, ma un'ultima domanda, Valerio, comunque sia va detto che il tuo passato esistenziale è stato segnato da terribili lutti eccetera, e adesso tu lavori in modo eccellente per uno straordinario organismo che come pochi altri lotta contro la pena di morte, nessuno tocchi Caino, forse è banale dirlo, in questo c'è una sorta anche di contrappasso del destino in qualche maniera, cioè, in parte è un contrappasso, in parte c'è una continuità. Noi lavoriamo per Caino nella duplice veste di persone che sanno che un criminale trattato in una certa maniera può cambiare, e c'è quella parte di noi che è stata obiettivamente criminale, che comunque a un certo punto ha potuto, ha avuto l'occasione, ha avuto l'opportunità di cambiare. Dall'altro lato, l'altra parte di noi che lavora in Caino è quella che sa che alcuni processi sono fatti male. Quindi noi lavoriamo tenendo a mente che si può essere colpevoli e comunque cambiare, e sappiamo anche che si può essere innocenti e finire con condanne molto gravi. Quindi noi, tenendo a mente le due cose, che a volte è il singolo, è il criminale che sbaglia, altre volte è lo Stato che sbaglia, noi abbiamo questo lavoro che ci permette di tenere sempre a mente queste due grandi verità, che la giustizia comunque deve mantenere un certo grado di reversibilità. Le decisioni prese dagli uomini nei confronti di altri uomini devono essere sempre in qualche modo reversibili, devono essere sempre pronte ad ammettere il bisogno di correzione. Quindi noi siamo favorevoli al fatto che anche al peggiore dei criminali sia data l'occasione di cambiare. Non voglio dire redimersi, non voglio dire pentirsi, non voglio usare termini troppo impegnativi. Di sicuro un essere umano, se non è trattato troppo duramente, può far pace con il proprio passato, a meno che uno non nasca criminale. Se uno fa delle scelte violente è perché per un periodo della sua vita è stato furioso, rabbioso,
ha avuto un carico di rabbia dentro, un desiderio di vendetta, un desiderio di torsione. Su questo si può lavorare e si può arrivare a una ricomposizione delle parti. E poi certo c'è l'altra parte, che è quella intellettualmente più interessante, è quella di andare a scovare gli errori giudiziari, quello di andare a scovare le persone che vengono incastrate, quello di andare a scovare persone che apparentemente sono colpevoli, in cui sembra che tutti gli elementi sono contro di loro, salvo poi andarli a smontare con un po' di capacità di andare controcorrente, con un po' di capacità di vedere le cose in controluce e scoprire che le cose non sono mai veramente come sembra che siano. Insomma, bisogna anche avere questa capacità di guardare le cose con un occhio diverso. E quindi è un lavoro che effettivamente in parte è il contrappasso, ma in parte è anche il naturale coronamento di un punto di vista particolare che noi abbiamo sulla storia giudiziaria dell'Italia, e la riversiamo nei confronti delle altre persone condannate. Grazie.